La CISL, Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, è nata nel 1950 e attualmente conta oltre 4 milioni e mezzo di iscritti. L'idea dei fondatori era quella di costituire un'organizzazione autonoma dalla politica, che ponesse al centro della sua azione e del suo pensiero la promozione della persona nel mondo del lavoro, lo sviluppo del paese, la creazione di una società più giusta. Valori e principi di ieri che valgono ancora di più oggi. La CISL rappresenta i lavoratori di tutti i settori, i disoccupati e i pensionati. Li sostiene nelle vertenze e nelle rivendicazioni, mobilitandosi quando necessario. E li tutela con la contrattazione, sia a livello aziendale che verso istituzioni e enti nazionali e locali. Proprio con l'intento di mettere la persona e i suoi diritti al centro del proprio agire, nel corso degli anni ha affiancato all'attività sindacale tradizionale un'ampia rete di servizi, sportelli, associazioni, che offrono assistenza per i problemi e le necessità di tutti i giorni, e non solo. Previdenza, fisco, casa, consumi, ricerca del lavoro, formazione, salute. Particolare attenzione è poi riservata ai bisogni emergenti, a cominciare dal fenomeno migratorio, che richiede risposte concrete e non ideologiche. La CISL promuove la cooperazione internazionale con l'ISCOS e il volontariato con l'ANTEAS, un'associazione animata da pensionati ancora molto attivi. Inoltre, con il SICET, il sindacato degli inquilini, è in prima linea sul problema dell'emergenza abitativa, molto forte anche a Milano. La CISL è organizzata a livello verticale, con 19 categorie, che rappresentano i lavoratori dei diversi comparti, e a livello orizzontale, con una struttura chiamata Confederazione, che detta la linea politica generale e tiene i rapporti istituzionali. È presente in tutte le regioni e in tutte le province italiane. La CISL milanese ha la propria casa storica in Via Tadino, ma è forte di altre 146 sedi aperte tutto l'anno, diffuse in modo capillare sull'intero territorio metropolitano. Un territorio vasto, composto da 134 comuni, che va dal Trezzese fino al Magentino e al Legnanese. Nel complesso conta oltre 186.000 iscritti, segno inequivocabile di vitalità e di affidabilità, sia pure in un momento di crisi generale della rappresentanza e in un contesto economico e sociale non facile come quello attuale.